Nel 773, su richiesta del papato, Carlo Magno intervenne in Italia contro i Longobardi, che avevano tentato di invadere nuovamente i territori del papa. Nel 774 egli inglobò i territori longobardi tra i suoi domini, aggiungendo al titolo re dei Franchi quello di re dei Longobardi. Nel 785 avvenne lo scontro con l'impero bizantino in Italia. I Franchi attaccarono anche i possessi bizantini dell'Italia del Sud, che però resistettero all'aggressione. L'impero d'Oriente fu tuttavia costretto a trovare un accordo con Carlo Magno, a cui nel 797 vennero ceduti il Ducato di Benevento e d'Istria. Dal 772 all'804 l'esercito franco fu impegnato nel conflitto contro i Sassoni nella Germania del Nord. La popolazione dei Sassoni venne cristianizzata con la forza e costretta a battezzarsi in massa. Nel 793 Carlo Magno sottomise la Baviera, una delle più fertili regioni d'Europa, e nel 795 la Carinzia. Infine, tra il 798 e l'812, Carlo Magno riuscì a creare una sorta di stato cuscinetto, la Marca di Spagna, che separava i territori dominati dai Franchi dall'emirato di Cordova, in Spagna, che era governato dagli Arabi. La marca serviva a contenere le incursioni degli arabi in Europa.